Questa ordinanza arriva dopo la prima delibera del comune, che era tutta impostata sullo sviluppo della raccolta differenziata, con il raddoppio della popolazione attivata a raccolta differenziata, arrivando a toccare 330.000 abitanti, quindi con 200.000 abitanti attivati nei prossimi 3 mesi. Però l'ordinanza prevede l'apertura straordinaria di isole ecologiche, quindi di centri comunali di conferimento nei quali i cittadini possono portare le principali frazioni della raccolta differenziata, ma anche i rifiuti pericolosi. Sì, ha gli strumenti per svolgere questo lavoro in questa fase di emergenza. ASIA parte con dei ritardi considerevoli, non nella sua parte tecnica e nella volontà degli uomini, che è straordinaria. ASIA ha delle difficoltà. Prima difficoltà, l'elemento enorme delle difficoltà di smaltimento tutti i giorni in forse perché. Secondo problema enorme con cui si trova ad avere a che fare l'ASIA e la città è il problema finanziario economico, cioè il fatto di ereditare dalla passata amministrazione una situazione finanziaria difficile. Terzo elemento importante, avere purtroppo sul territorio degli appaltatori che svolgono solo il servizio su una piccola parte del comune, però degli appaltatori che non sono sempre stati all'altezza di quello che ci si aspettava da loro, perché non hanno sempre svolto nella migliore maniera il servizio. Ci sono dei siti di trasferenza adesso, ad oggi, attivi sul territorio di Napoli? Ci sono dei siti di trasferenza sul territorio del comune di Napoli necessari. Già attivi. I siti di trasferenza del comune di Napoli che sono attivi servono esclusivamente per quello che dice la legge che debbono fare, cioè sono dei polmoni nei quali io ho dei mezzi, esattamente come in altre parti della città mezzi piccoli scaricano i mezzi grandi, in quelle zone i mezzi scaricano a terra e il materiale viene raccolto, caricato su mezzi più grandi e inviati a smaltimento. Serve per funzionalizzare e ottimizzare le aree del servizio, non ha niente, ma proprio niente a che vedere con una discarica, perché il materiale deve ruotare. Se non ruota, noi siamo nell'obbligo, lo dice la legge, lo dice la nostra responsabilità, di non far scaricare più altro materiale, per quello che si chiamano siti di trasferenza e non siti di stoccaggio. C'è una qualche regia, qualcuno che vuole colpire il tentativo di cambiamento che questa giunta rappresenta. Lei nella sua azione di questa settimana ha notato questo intervento? Nulla ci impedisce di svolgere regolarmente il nostro lavoro, noi anzi quando abbiamo avuto i problemi con appunto l'Avaget, l'appaltatore che non ha raccolto i rifiuti, abbiamo mandato i nostri uomini a fare la sua parte, quella che avrebbe dovuto essere la sua parte, ovviamente poi intervenendo sul contratto in danno nei suoi confronti, perché non aveva svolto il suo lavoro e dovevamo farlo noi al suo posto. Però abbiamo avuto tante difficoltà. Io sono arrivato a Napoli solo da 8 giorni, quindi non so dire se le cose che sono successe se sono dovute a una regia. Certo, vedere che alla stessa ora contemporaneamente prendano fuoco 10 punti accatastamento dei rifiuti in 10 parti diverse della città è una concordanza singolare.